Siamo al Cinema Lux di Bassagno, la serata dedicata a Louis Armstrong con il film di John Alexander che si intitola Little Satchmo, che è la storia della figlia di Satchmo, in realtà di Louis Armstrong, e per l'occasione ci sarà un'introduzione musicale che ha coinvolto un musicista ticinese, trombettista naturalmente, non poteva essere altrimenti, Nolan Quinn. Proporrà al pubblico alcuni brani del repertorio di Louis Armstrong e in più però alcuni brani suoi, sue composizioni. E sì. La prima domanda a te, che sì, hai vinto il Swiss Jazz Award nei giorni scorsi, è come ci si sente a essere la star della tromba svizzera? Ho già detto e dico a tutti, la tromba da sola non va lontano, quindi è un premio che io dedico a mia volta a tutti i miei colleghi, a tutte le collaborazioni in tutti questi anni che ho potuto godermi la musica che più mi sta a cuore col jazz. Bello, però dai, quindi, un bel riconoscimento, sarai contento immagino. Assolutamente, adesso sono curioso di vedere cosa ne viene. Sì. E per noi è un onore, diciamo, avere tra i nostri concittadini e tra l'altro tra le giovani leve del jazz ticinese. Bisogna ricordare che tu e i tuoi fratelli siete giovani leve del jazz ticinese di grandissimo impegno, lavorate veramente moltissimo per promuovere la vostra musica. Direi che abbiamo avuto la fortuna o comunque il modo di proseguire questo lavoro sull'arco di parecchi anni. E io sono veramente grato anche di questo riconoscimento, che è un dono, che incoraggia a proseguire questo percorso, che non sempre è tanto facile. Ovviamente conosciamo l'attualità degli ultimi 2 anni, ha messo qualche bastone tra le ruote, ma questo incoraggia senz'altro a continuare a fare il solito lavoro, ma certo, inventando nuove cose, certo, trovando nuove vie. Vede coinvolta la tromba come strumento principale e vede coinvolta una figura di musicista come Louis Armstrong. Per un trombettista giovane come te oggi, che cosa significa Armstrong? È qualcosa di molto vecchio e lontano o è ancora un modello a cui guardare? Assolutamente, io posso citare ovviamente i miei studi, quindi è stata una figura di riferimento senz'altro, a livello più che tecnico, perché ormai la storia del jazz è proseguita, si sono rivelate cose più complicate anche, quindi un trombettista al giorno d'oggi ha da mangiare parecchio materiale, ma a livello sonoro e direi di anima, lui rimane una figura centrale. Direi che è stato colui che ha lanciato non solo il linguaggio jazzistico, ma proprio anche quello della tromba, ovviamente, e quindi rimarrà sempre un riferimento. E anche stasera per me è stato il momento buono di non solo occuparmi di un brano che ho potuto studiare un po' più intimamente, ma proprio di cercare anche l'apparecchiatura giusta per emulare un suono più vicino al suo. Ecco, una cosa che incuriosisce sempre pensando ad Armstrong è questa sua bocca in fondo costantemente deturpata dal suo modo di suonare, no? Lui aveva sempre dei grossi problemi con il labbro. Cos'è cambiato? Oggi i musicisti invece, voi trombettisti, avete trovato un altro modo di convivere. Ma io posso cambiato? Esatto, posso spiegarlo in modo autobiografico. Praticamente io vengo dalla musica bandistica, quindi sono nato e cresciuto qua nei pressi di Lugano, e la tecnica dello strumento rimane quello classico, quindi diciamo che siamo ben preparati a livello strumentale con una tecnica della tromba classica, e questo ci permette magari di evitare poi certi infortuni o... Secondo te Armstrong, proprio perché veniva invece dalla musica suonata in modo popolare, alla fine tendeva anche un po' a abusare della sua... È la storia. Noi abbiamo la fortuna di avere degli istituti dove si può imparare la tecnica, si può imparare anche i diversi linguaggi, uno può scegliere di suonare il classico piuttosto che il jazz, e quindi... Ma
direi il suo modo di suonare, magari tecnicamente oggigiorno non si farebbe più così, ma è proprio quello che fa la differenza. Quindi okay. un suono lo riconosci subito, no? Certo, certo. Facciamo finta che tu, sì. Con i tuoi musicisti, voglia dedicare il prossimo album che farete a Louis Armstrong. Che pezzi sceglieresti? Ecco, sicuramente qualcuno che suoniamo stasera, okay. Black and Blue, che mi hai fatto conoscere tu. E, per me sarebbe un lavoro difficoltoso, perché dovrei medesimarmi, veramente prendermi il tempo di capire il suo modo di suonare. Ok. Io ho visto adesso in questo poco tempo molto, cioè ridotto all'osso, lui riduce alle triadi proprio da questo second line marching band, sì, sì. Modo di suonare molto, ma non sono il numero delle note che fanno la differenza, ovviamente, certo, quindi certo. Ci sarebbe da prima capire questo meccanismo. No, lui era un genio in questo suo fraseggio, assolutamente. In questi suoi intervalli. E soprattutto lo staccato sul tempo, il suo phrasing, che è ormai talmente evoluto che è proprio un lavoro che dovrei fare per poter emularlo. Come si deve. Bene, grazie Nolan, in bocca al lupo per il tuo... Grazie. E spero che il nome di Louis Armstrong ti aiuti a sviluppare. Comunque, la tua tecnica. In ogni modo, da sempre. Grazie, grazie a voi.